nell'episodio precedente. Quartiere popolare chiamato Sperone, dove andavano a squartare i corpi dei giustiziati. Ragazzi, benvenuti oggi nella seconda puntata di Palermo on the Street. Oggi, per come potete vedere, siamo a Ballarò, uno dei mercati più antichi della storia di Palermo e non solo, perché è uno dei mercati più antichi di origine araba. Considerate che il termine Ballarò deriva dall'arabo Bahara, che era appunto uno dei primi villaggi qui a Palermo, costruito proprio dagli arabi, dagli antichi arabi. Oggi, ragazzi, siamo qui in questo mercato che è ormai famoso non solo in tutta Italia ma in tutto il mondo. Oggi siamo a Ballarò. Ragazzi, per come potete vedere qui, oggi sono con Mauro, stiamo per assaggiare uno dei più caratteristici cibi di strada, stiamo per assaggiare lo sfincione. Mauro, che mi dai, Mauro, che mi fai tastare? Quel pezzo di sfincione. Ligano il peperoncino, ti piace? Mettiglielo tutte cose. Allora, lo sfincione è un impasto molto particolare, è molto soffice, okay. Ha 4 tempi di lievitazione. Mauro, ti ringrazio. Grazie a te. Ragazzi, primo pezzo di sfincione caldissimo da Mauro, siamo a Ballarò. Pazzesco. Il condimento, diciamo, è semplice, è estratto di pomodoro, è cipolla e un po' di mollica, niente di più. Poi avete un po' d'olio, pepe e sale. Dopo aver letto i commenti dell'episodio precedente, in questa seconda puntata ho fatto intervenire Francesco, un ragazzo che vive in prima persona proprio questo quartiere, Ballarò. Oggi siamo qui con Francesco. Ciao, ciao. Franci. Uno dei ragazzi del posto, un ragazzo di Ballarò, oltre a fare musica, mi raccontavi poco fa mentre mangiavamo, sì. Vivi comunque questo quartiere. Sì, perché Ballarò è uno dei più importanti mercati storici di Palermo, nonché anche parente della Bucceria. Sono lunghe piazze, lunghi percorsi costeggiati da bancarelle, ove i primi materiali, appunto le prime consumazioni, sono frutta, verdura, carne, tutto ciò che viene dalla terra. Ballarò è uno dei primi storici mercati arabi, tant'è che fu il primo nome, fu Bahara, cioè mercato, e furono proprio i primi insediatori arabi a costruirne la durata del percorso, perché è molto grande Ballarò. Sì. Scusami Francesco, quindi comunque noi possiamo dire che Ballarò è una frazione del centro storico? Ballarò è parte integrante del centro storico, poiché intanto costeggia via Macheda, è una parallela di via Macheda. Sicuramente Ballarò in primis è uno dei più importanti mercati storici che si dilungano per chilometri. Sì. Perché partiamo da Casa Professa sino ai bastioni di Corso Tucoli. Poi anche dobbiamo notare il modo in cui coloro che vendono i materiali primi, tra cui frutta, verdura, pane, eccetera, come si questa questione tra l'acquirente e colui che ti vende i beni primari. Allora, Vincenzo, siamo qui in uno dei mercati più antichi di Palermo, giusto? A Ballarò. A Ballarò. Che cosa mi devi offrire, Vincenzo? Che cosa abbiamo mi offri?
carciofi in pastella, melanzane fatte in pastella, broccoli in pastella, panelle, crocchette. Le classiche, le più famose, panelle e crocchette. Palermitane. Ne assaggio una, diciamo. E cade nella pastella. Buono. Numero uno, ragazzi, da Vincenzo a Ballarò. Va bene così, Vicio, va bene così. Grazie, Vicio, grazie mille. Ragazzi, panelle. Assaggiamo. Allora, solitamente io questi li mangio con un po' di sale, ma buoni. Siamo, possiamo dire, in una delle vie più importanti di Palermo. Siamo una delle più importanti. Esatto, siamo in via Macheda, oggi possiamo dirlo, colonizzata totalmente dai musulmani, dall'India. Sostanzialmente la diversità è potere, come dicevo poc'anzi. Uh-huh. Il mondo è bello perché è vario, sicuro, sicuro. Giusto, quindi noi quando arriviamo in un centro storico così importante, dove ci sono sia italiani, indiani, ghanesi, senegalesi, eccetera, la cosa bella è che questa diversità poi ti porta a scoprire la bellezza stessa del centro storico. Il bagnare, non so se hai mai sentito questa parola. Abbagno, certo. Okay. Abbagnare è classico di Ballarò, comunque di tutti i mercati. Poi. Ma classico della cultura palermitana. In tempi del carestia, nel 1700, sì. 1769 per l'esattezza, durante la peste bubonica, Ballarò venne fondata per cercare dei metodi di pagamento, dei modi in cui tu potevi continuare a sopravvivere nonostante ci fosse una peste a livello un po' come ora. Sì, solo che un po' il Covid, un po' la COVID, pandemia che stiamo vivendo. Però la peste sostanzialmente ti portava a non avere più pane in casa, non ti portava più a avere, certo, dei beni a casa, quindi non potevi, ti vendevi tutto pur di sopravvivere. Allora si è ritornati al concetto del baratto. La città di Palermo venne costruita proprio nei pressi di questo quartiere, tra due dei fiumi più storici e importanti, la Chemonia e il Papireto, due torrenti paralleli che attraversavano l'intera città, tant'è che venivano utilizzati come porti. Questo diede proprio a Palermo il nome greco di Panormos, cioè città a tutto porto. Piaceva stare in un posto dove sentivo persone urlare, cioè, vedevo le persone incredibile che scherzavano tra di loro urlando. Vabbè, un po'. Ed era per me qualcosa di bellissimo. Comunque, alla fine è qualcosa di allegro, in qualche modo. Allegro. Ti permette di capire meglio la realtà. Certo, poi c'è da capire comunque chi viene magari dall'estero, come va a vedere. Certo, sti sostanzialmente tizi, no? I turisti sono molto attratti da questo. Certo, perché comunque è qualcosa di particolare. Esatto, da questo carattere così vivo di coloro che lavorano all'interno di Ballarò, ma un po' da tutte le parti all'interno, perché noi abbiamo questa cosa del gesticolare, urlare, che ci rende poi un po' famosi in tutta Italia, in tutto il mondo. Nino, che cosa sono ste stigliola? Spiegamolo a chi ci vede da casa. Queste sono stigliola di vitello. Interiora di vitello, ti sentivo dire proprio. Interiora di vitello. Assaggiamole. Vuoi sapere come diventi? Come divento? Questo diventa una protesia. Quindi li consigli a tutti i maschietti sta cosa? I maschi per le loro donne. Hai capito? Se tu vuoi stare in forma ti devi mangiare questa, ti diventa così tre ore. Tipo terza gamba. Tipo come Viagra. Ragazzi, solo per voi da Ballarò, stigliola. Noi abbiamo guardato bene la struttura di Ballarò, di come viene costruita la strada. Il terreno è molto scivoloso, sono i classici battuni, ovvero i maruni, okay, quelli antichi,
dove tu passavi con il carretto, con il cavallo, ora passano magari motori, macchine, eccetera, ma i tempi non c'erano, quindi tu avevi solo dei piccoli mezzi di trasporto. E poi la cosa bella, secondo me, del centro storico è che tu sei palermitano, ma non conosci tutta Palermo, non la conosci bene, quindi se un palermitano si reca a Ballarò, molto probabilmente rimarrà affascinato perché non la conosce come pensa di conoscerla. Un po' come il classico italiano che vuole andare a fare, andarsi a fare le vacanze all'estero e poi magari non conosce la propria nazione. Un'altra strada che costeggia Ballarò è sicuramente il Corso Tucori, che collega la stazione centrale proprio con questo quartiere, dove passando possiamo trovare Porta Sant'Agata, una delle porte più storiche di Palermo, e proseguendo troviamo invece il Mercato dell'Usato, un mercato multietnico tra strada e marciapiedi, dove si può trovare di tutto e di più. Dove siamo? Noi siamo qua nel più piccolo cinema e ristorante di tutta Italia, situato che si trova proprio a Ballarò. Sì, nel centro storico di Palermo, con delle strutture, come puoi vedere questa è una specie di cupoletta perché ricorda bene una cupola. Cos'è Ballarò oggi? Cioè nel senso, Ballarò oggi, come viene raccontata, come viene vista? Ma Ballarò viene vista come uno dei, come dicevamo prima, uno dei più importanti centri trovi per i ragazzi la sera, anche se purtroppo questo Covid ha smorzato gli animi di tutti, ha creato anche problemi economici. Però, come hai visto oggi, diciamo, il mercato è vivo. Sì. C'è il lavoro per coloro che vendono beni primari, tipo pane, pesce, carne. Diciamo, possiamo dire che comunque Ballarò è uno dei, al di là comunque sicuramente dei mercati più popolari, ma oggi è anche una delle zone più turistiche di Palermo centro e forse ma in realtà tutto il centro, Ballarò, poi anche la Cucciria, Borgo Vecchio, tutta la parte che costeggia il centro è tutta una zona turistica. È tutta una zona turistica. Molto ultimamente, molti ragazzi di Ballarò che si cimentano anche in rap, trap, anche palermitano addirittura. E perdonami, la musica oggi un po' ovviamente è dappertutto, ma a Ballarò, in un quartiere come Ballarò, può salvare qualche giovane dalla malavita, da quello che poi sicolamente non è, diciamo, non sono che Ballarò, come anche gran parte di Palermo, sappiamo benissimo che sono costeggiate da droga, diciamo, ci sono molte attività criminali. Secondo me ancora le radici mafiose sono insediate in Sicilia, ma anche sotto, come dire, sotto forma di mentalità. Le volte anche a me purtroppo capita di anche nei modi di fare, no? Però che è completamente ben diverso da quello che poi è essere mafioso. Certo che poi essere mafioso è un excursus mentale di coloro che pensano che sia la strada migliore per arrivare dove vogliono arrivare. In realtà non è così. Lavoro da anni con la musica e mi ha sempre salvato, nel senso che secondo me la musica in linea d'aria accomuna tutti. Quindi ho trovato comunque magari un escamotage nella mia vita, diciamo, odierna. Beh ragazzi, eccoci qui giunti al termine di questa seconda puntata di Palermo on the Street. Oggi siamo stati a Ballarò, uno dei quartieri limitrofi al centro storico. Che dire, sicuramente un quartiere molto differente dalla puntata precedente. Qui ci ritroviamo in una realtà molto più turistica, una realtà appunto di un mercato famosissimo ormai in tutta Italia. Ragazzi, supportate questa serie lasciando un bel mi piace qui sotto, condividete il video dappertutto e soprattutto scrivete qui sotto nei commenti quale quartiere volete vedere. Del resto raga, da Ballarò è tutto, ci vediamo alla terza puntata di Palermo on the Street. Nel prossimo episodio.